Legge di attrazione. 8 manifestazioni consapevoli e inconsapevoli della mia vita. Salve a tutti, con il video di oggi voglio parlarvi di 8 manifestazioni accadute durante la mia vita. Spero che questi esempi vi facciano riflettere e aumentare così la vostra fede in questa fantastica legge. 1. La mia prima attrazione semi consapevole. Qui siamo agli albori della mia crescita personale. Dopo aver letto il libro The Secret, in un momento della mia vita molto buio, mi ritrovo a fare una specie di mantra mentre sono in fila dal panettiere. Dopo settimane di vuoto lavorativo, il mio pensiero fa uno switch. Dalla mancanza più totale, decido di mettere in pratica i consigli di quel magico libro. Mi concentro su quanto sarebbe bello lavorare e guadagnare. In quel preciso momento, mentre aspetto il mio turno, mi sento bene. Quel senso di tristezza che mi accompagnava da mesi è rimasto fuori dalla bottega. Arriva il mio turno. In quel momento suona il telefono. È un collega malato che mi chiede se posso sostituirlo al lavoro la sera stessa. 2. Come seconda attrazione, voglio parlare del mio più grande desiderio di salire sulle navi da crociera come musicista. Dopo una vacanza fatta da bambino con i miei genitori, il mio sogno di ragazzo era quello di poter suonare su quelle fantastiche navi. Studiando canto e pianoforte me lo ripetevo molto spesso. Prima o poi ci salgo. Intorno ai 17 anni la prima chiamata. L'amico dell'amico dell'amico ha bisogno di un pianista e il contratto proposto è proprio su di una fantastica nave di Costa Crociere. Purtroppo, per problemi di scuola ed età, non potevo accettare l'offerta. 3. Il gioco della borchia. Per allenare la mia fede nella legge di attrazione, in passato ho chiesto veramente di tutto. In questo caso, avevo perso una borchia del mio furgone che utilizzavo per andare a suonare. Per mesi lasciai il cerchio di ferro nero. Poi, un giorno, guardandolo, dissi: «Trovo una borchia uguale e ti rimetto a nuovo». Mentre stavo andando in autostrada verso Milano, mi fermo all'autogrill, scendo di macchina e vedo a pochi passi su una aiola una borchia capovolta. La giro con un piede e vedo che è proprio identica alla mia, senza neanche un graffio, era come nuova. Naturalmente la carico ed essendo un'attrazione consapevole ringrazio l'universo per questo dono. Calcolate solo che una borchia di un classe V costa circa 50 euro. 4. Ho incontrato un mito. I primi album degli 883 mi hanno segnato l'adolescenza. Canzoni come Hanno ucciso l'uomo ragno, Sei un mito, Gli anni, Con un deca, le ho cantate e ricantate migliaia di volte. Da ragazzo ricordo che tentai più volte di farmi accompagnare a qualche concerto del mitico duetto, ma non sono mai riuscito a convincere i miei genitori. Anni dopo comprai una camicia della marca Lucky 13. Dovevo fare bella figura con una ragazza e lo stile da motociclista anni 60 mi dava quella spinta in più. La sera portai la mia dama in un noto ristorante del Pistoiese, dove si mangiano delle bistecche favolose. Ci sediamo, ordiniamo e ad un certo punto vedo entrare un uomo molto sovrappeso con la mia stessa identica camicia. Max Pezzali era appena entrato in quel ristorante. 5. I 400 euro al mese. Parlando con un amico, dissi una frase del tipo: se avessi uno stipendio aggiuntivo di 400 euro al mese, sarei veramente appagato. La sera stessa mi chiama un hotel di Montecatini che mi chiede di fare una serie di aperitivi musicali. Il contratto è per 1-2 eventi musicali mensili con stipendio di 400 euro. I 400 euro erano lordi, ma la sincronicità e la velocità di questo caso è stato sorprendente. 6. Le visualizzazioni sull'amore. Molto tempo fa iniziai a fare una meditazione sull'amore. Mi vedevo insieme ad una ragazza bellissima, bionda, corporatura delicata. Nel sogno guidato stavamo bene, eravamo felici e ci amavamo. Ho fatto questo tipo di meditazione per circa un mese, aggiungendo dettagli ad ogni nuova visualizzazione. Una sera mi chiama mia sorella, era in palestra e non riusciva a mettere in moto la sua macchina. Quando la vado a soccorrere, la trovo in compagnia della sua insegnante di fitness, che dopo la lezione e vista la difficoltà riscontrata da mia sorella, aveva deciso di attendere con lei i rinforzi. In pratica ho incontrato la donna della mia visualizzazione. Il resto del racconto è privato. 7. Il mantra sul denaro.
Da quando ho iniziato ad utilizzare la legge d'attrazione in maniera consapevole, posso dire che i problemi economici sono passo dopo passo scomparsi. Ad un certo punto della mia vita ho sentito la necessità di cambiare la casa dove abitavo in affitto, decidendo di acquistare qualcosa che facesse al caso mio. Il mutuo è sempre stata una nota stonata del mio metodo di pensiero. Chiedere 100 e doverne rendere 130 non mi è mai piaciuto. Nonostante avessi soldi per vivere in abbondanza, dover sborsare senza mutuo oltre 100.000 euro non era in quel momento possibile. Così iniziai a fare un mix di mantra e meditazioni sul denaro. Non avendo la casa dei miei sogni in mente, mi focalizzai proprio sul denaro e sulla cifra da ricevere. Le mie attività fruttavano già bene, ma calcoli alla mano, prima di 6 anni quella cifra sarebbe stata da escludere, visto comunque che non intendevo abbassare di una virgola il mio tenore di vita. I mantra hanno aiutato a focalizzarmi sulla possibilità. Non sapevo né come né quando, ma la costanza mi ha aiutato ad avere fede nella legge di risonanza. Posso solo dire che nell'arco di 2 anni sono avvenuti una serie di piccoli miracoli, contratti musicali significativi mai visti prima, consulenze a personaggi inaspettati che hanno pagato le mie parcelle con molto più denaro del previsto, idee nuove per rendite semiautomatiche. Praticamente in 2 anni avevo una cifra più consistente del previsto da spendere come meglio reputavo. 8. La visualizzazione della salute. In vita mia ho avuto diversi avvenimenti legati alla salute e alla legge d'attrazione, ma uno degli ultimi, e a mio avviso molto significativo, è stata l'infiammazione al mio braccio sinistro. Una tendinite fortissima, dovuta a una serie di sforzi, mi invalidava dalla mano sinistra fino alla spalla. Potevo guidare esclusivamente perché i miei mezzi hanno il cambio automatico. Difficoltà anche solo per legarmi le scarpe o aprire una bottiglietta d'acqua. Inizialmente aspettai che l'infiammazione passasse da sola, poi dopo qualche giorno decisi di andare dal medico. Diagnosi di epicondilite laterale, il famoso gomito del tennista. Il medico mi disse che non si guarisce mai alla perfezione e che alternando fasi acute a fasi meno intense avrei dovuto farmi delle infiltrazioni al braccio per calmare i sintomi. Dopo un primo momento di sconforto iniziai a tornare fiducioso. Quotidianamente facevo delle meditazioni con visualizzazione puntate alla salute. Mi vedevo bene, in forma, mentre tenevo lo sterzo con la mano sinistra o mentre facevo le flessioni in palestra. Il dolore non scompariva e anche la forza della mano era praticamente inesistente. Le settimane passavano, ma io continuavo con le mie meditazioni. Una mattina feci la mia solita pratica sulla salute. Qualche minuto dopo vado in cucina, svito la moca del caffè, la metto sul fuoco. E in quel preciso istante realizzo di essere guarito perfettamente. Potrei stare ad ore a parlare di tutte le sincronicità positive o negative della mia vita. Con gli occhi di adesso mi accorgo che molte delle mie esperienze passate erano attrazioni inconsapevoli, ma la mia evoluzione dell'epoca non mi permetteva di capire tutto questo. Quello che voglio far capire è che tutto può diventare facile solo dopo aver accumulato la giusta esperienza e consapevolezza. Da pianista, ogni tanto sfoglio le antologie musicali dei primi anni di studio e trovo questi libri estremamente banali. Quando però iniziai con lo studio di quel fantastico strumento, i soliti esercizi, che adesso riesco a fare a prima vista, mi impegnavano ore ed ore di pratica. Con la mente avviene la stessa cosa. Si deve diventare più consapevoli del nostro strumento, altrimenti pigeremo tasti a caso per tutta la nostra esistenza. Buona vita a tutti!